Il comune di Muggia punta a introdurre a breve la tassa di soggiorno. Dopo il via libera della giunta, il consiglio comunale ne discuterà mercoledì 26 aprile. Già incontrati gli operatori del settore insieme a Federalberghi Trieste, associazione aderente a Confcommercio, gli introiti verranno reinvestiti nella città in promozione e valorizzazione del territorio. Muggia, del resto, ha già visto crescere progressivamente l'afflusso turistico, con il settore dei cicloturisti che desta segnali tra i più importanti. Ecco il perché del futuro investimento sulle piste ciclabili transfrontaliere. Il regolamento prevede diverse tariffe in base alla tipologia della struttura ricettiva, con particolare disciplina per campeggi e marina resort. Federalberghi, con il presidente provinciale Lanci insieme al comune, ha già incontrato in diverse occasioni i titolari di hotel, case vacanza e altre soluzioni presenti per rispondere alle domande degli imprenditori del settore e per illustrare le modalità di gestione della tassa e i software necessari per attivare i meccanismi di pagamento. L'obiettivo è di applicare l'imposta la prima settimana di giugno. Il sindaco Paolo Polidori spiega che Muggia possiede nello sviluppo del settore turistico enormi potenzialità. Attraverso l'introduzione dell'imposta daranno al comune la possibilità di sfruttarle al meglio per migliorare e rafforzare i prodotti turistici del territorio e quindi, attraverso gli investimenti conseguenti agli introiti, per rendere ancora più attrattiva la città.